Ciao a tutti, faccio partire il tempo così mi autocontrollo. Allora, velocemente, così vediamo questo funziona. Oh, sì. Ok, ce la faccio, aspetta che sposto il telefono. Bene, io sono Flavio Mazzanti, non mi chiamo Fabio, ma lo scrivo in tutte le mie presentazioni perché sennò chiunque mi chiama Fabio. Sono un digital strategist e lavoro in Studio Samo. Qualcuno conosce Studio Samo? Sì. A qualcuno lo piace marketing, ma questa è la base del nostro lavoro. Bene, io non sono uno sviluppatore, non mi occupo di sviluppo, questo talk non parla assolutamente di sviluppo, e quello che voglio portare è un concetto strategico, perché tutto quello che noi facciamo, tutto quello che dallo sviluppatore, da chi si occupa di database, fino a chi come me si occupa di strategie digitali, lo fa per un motivo, perché il sito ha un obiettivo e quell'obiettivo deve essere raggiunto. Questo obiettivo al lato alto della piramide si raggiunge col marketing e con le strategie digitali se facciamo attività online. E quindi non sapere certe dinamiche magari non sono simpatiche, non piacciono, non è il lavoro che si vuole fare, ma secondo me bisogna essere minimamente a conoscenza. E quindi parto con un video. No, il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non bene questa battuta. Non era una battuta. Non era una battuta. Ma io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle e a pezzi. No, forse ho toccato un argomento che l'espressione non è argomento, è l'espressione matrimonio a pezzi, ma come fa? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove andava a prendere questa espressione? Dove andava a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come fa? Perché se mi ambiente è molto. Il suo ambiente è molto. È molto sì. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa! No! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Allora, questo magari è il famosissimo film di Nanni Moretti, era sui problemi della sinistra italiana, quindi non c'entra niente con questo speech, anche se il periodo è quasi attuale, però le parole sono importanti, il focus era questo. Cioè, le parole sono importanti e spesso di ciò ce ne dimentichiamo quando andiamo a fare attività online, soprattutto quando parliamo della SEO. Quindi quando dobbiamo fare il traffico organico, a me piace parlare più di un'integrazione anche con tutto il mondo di advertising, perché sempre le parole utilizziamo anche quando facciamo strategia a pagamento. E questo spesso noi ce lo dimentichiamo. Ce lo dimentichiamo perché? Perché le parole servono a una cosa, servono innanzitutto al ranking, lo sappiamo, e quindi quando abbiamo una query digitata da un utente, il motore di ricerca fa una corrispondenza e ci deve dare un risultato. Il motore di ricerca confronta queste parole, quando le cercano, con le parole nei documenti che lui ha all'interno del suo indice. Ok? Il risultato di questo confronto è un elenco di risultato che viene ordinato, quindi la SERP, e quindi tutta la SEO ruota intorno a questo, e questo ce lo dice Google, non è che me lo invento io in questo momento per fare uno speech diverso, per parlare di attività, di cose diverse rispetto al codice. Questo è Google che ce lo dice. E quindi, guardate che io mi devo girare meglio così, anzi scusate, faccio una roba diversa. Così io mi guardo questo monitor qua, e metto, ok. E allora perché le parole sono importanti? Perché le parole fanno questo, l'utente lo digita e Google ci mette in ordine. E meglio io utilizzo queste parole, meglio do una risposta al mio utente e più in alto sarà nella SERP. Ok? Questo è il concetto alla base. Benissimo, però ci sono i SEO naif che continuano a dire che basta ripetere infinite volte la parola chiave all'interno del nostro testo per essere posizionati meglio. E continua a dire che basta sparare dei link con la parola chiave contro un articolo per essere posizionati meglio. E questo, fidatevi, noi in Studio Samo ci occupiamo di formazione, parliamo di migliaia di persone formate negli ultimi anni e questo concetto viene fuori sempre. Voi dite, ma sì dai, è roba vecchia, roba che veniva fatta 10 anni fa. No, vi assicuro che parlando con centinaia e centinaia di persone tutti gli anni, questo continua a essere fatto tutt'oggi. Cioè tutt'oggi la gente bombarda il sito di parole chiave. E continua a dire che questa è la SEO, la mette nel title, la mette nell'H1 e dice a posto così. Poi, tra l'altro, quale parola chiave? Perché il punto è qua, perché noi tutti cerchiamo uguale. Cioè se io gli dovessi chiedere, dopo l'after party, dov'è, cercate il luogo, io sono sicuro che ognuno metterebbe il nome del locale che trova sul cartellino su Google in un modo diverso per raggiungerlo, in base al mezzo che ha, in base al tempo che ha, in base a quanto conosce la città, in base a se vuole sapere se un parcheggio è gratuito o no. E quindi la query viene, come dice Google, espansa, ok? Bene. E quindi si trovano ancora una marea di queste infografiche che girano la rete, ci dicono metti la keyword qua, metti la keyword là, metti la keyword su, metti la keyword giù. E noi cosa facciamo? Questo bellissimo gioco.
parlavo di ricerca spaziale e inizialmente il termine ricerca spaziale ovunque, magari in grassetto, perché la parola chiave in grassetto è un elemento di ranking molto importante, tutte queste cazzate qua che si continuano a dire, ok? E ce ne freghiamo di tutto quello che c'è intorno, perché l'importante è essere al primo posto per ricerca spaziale, tutto il resto non ci interessa. Non ci interessa che l'azienda deve fare soldi, che l'azienda deve fare lead, che l'azienda sta investendo in un consulente. Ma qual è il problema? Il problema nasce quando escono gli studi. Escono gli studi, questo è uno studio, in questo caso di Ahrefs, un tool che serve per la link building, comunque fanno degli ottimi studi, che va a guardare qualche milione di keyword e ci dice come non esiste una corrispondenza esatta tra ciò che Google ci porta in prima pagina e l'utilizzo corretto, secondo la query, di H1, title, URL, quindi quella che è teoricamente la SEO di base, quella che trovate in ogni corso base, quella che trovate in ogni libro, ok? E quindi nascono anche servizi che ci permettono di controllare questo. Questi studi sono da guardare, però dopo una piccola battuta vi faccio vedere anche quanto peso hanno questi studi di correlazione. Ok? E quindi vi faccio vedere un esempio. In questo caso qua, questo è un articolo, in questo qua abbiamo Yoast, ma può essere Yoast, può essere OnlyOne, può essere qualsiasi altro plugin, mi dà un'idea. Mi dice, guarda, stai attento, la parola chiave non c'è, la parola chiave non appare nel primo paragrafo del testo, non è stata fornita la meta description, la densità delle parole chiave non c'è. Sono tutta una serie di dati che ci vengono forniti da un tool che noi a testa bassa, che è questo il problema, senza una visione strategica, a testa bassa, noi andiamo a riempire per fare in modo che il tuo ci dica bravo. Yes, hai fatto bene, hai lavorato bene. Però cosa succede? Che poi io questo lo lascio così. Perché? Perché ho bisogno di lasciarla così, ho bisogno che tutto quello che mi viene detto sotto non sia fatto. E poi succede questo. Allora, io cerco il servizio SEO, diciamo sta in alto. La parola SEO negli articoli di Studio Summary, l'articolo principale di Studio Summary, è ripetuta 4 volte. Siamo primi per SEO in Italia, da 2 anni ormai, a 3 anni ormai, ok? Perché? Perché ciò che deve essere importante, quando parliamo di plugin, di tool, SEOZoom, SEMrush, tutti questi tool, Ahrefs, Majestic, magari sono tutti tool che conoscete se vi occupate un po' del mondo SEO, ci danno delle indicazioni, ma se queste indicazioni non vengono prese come indicazioni date da un algoritmo e non da una persona, l'algoritmo non saprà mai lo studio di marketing che c'è qua dietro. Questa keyword qua porta preventivi, porta tanti preventivi, ma porta preventivi non solo perché è lì, perché a quel punto io credo che anche Francesco Margherita, anche Giovanni Sacchelli, tutti gli altri SEO presenti insieme a noi in SERP abbiano preventivi. Ma non è solo quello, c'è tutto uno studio di marketing e di brand che ci porta ad essere là, perché ricordatevi che oggi la SEO funziona se il brand è forte. Perché più il brand è forte, più il brand è conosciuto, più le possibilità di posizionamento sono elevate, ok? Quindi dimenticarsi di questo e affidarsi a ripetere la parola chiave 247 volte è un'attività miope dal 2008, non da oggi. Poi è uscito Hummingbird, poi è uscito Rankbrain, Google ha evoluto e noi dobbiamo essere lì sulla parola chiave, la parola chiave. E quando la becchiamo, sì, sono posizionato. Il traffico è quello del raccordo anulare di Roma. Okay. Del traffico sul vostro sito non ve ne fate niente, niente, niente se non sapete convertirlo. Ok? È da lì che parte. Il traffico è l'inizio della vostra gara, non la fine della vostra gara. Ok? Soprattutto oggi con una milionata, di là prima parlavano una milionata di competitor, di là prima parlavano di e-commerce. Quando andate in SERP oggi c'è Amazon, c'è Ikea, c'è Dalani, c'è Yux. Ma come fa la gente lì, ma neanche se ne andate davanti in SERP, ok? Quindi su quel traffico buono che dovete ragionare. Bene, la SEO non è assolutamente una scienza esatta, dimenticatevi anche questa, anzi la SEO è una scienza esatta per Google, il problema è che non ci dice poi come farla, e quindi Google lo sa, ha dei numeri, ha un algoritmo e ha un risultato. Noi questo non lo sappiamo e quindi per noi non può essere una scienza esatta, è inutile che ci mettiamo lì, mettete il title dell'H1, ma chi se ne fotte? Poi certo vanno messi, vanno utilizzati, ma dovete provare. Bene, ecco, attenzione alle correlazioni, perché poi se andiamo a vedere tutte le correlazioni che esistono al mondo, c'è questa bellissima correlazione, che è una di quelle che vale più di tutte, che ci dice che più volte appare Nicolas Cage in TV, più gente affoga in piscina. Ok? Quindi
Ok, questo è il senso delle correlazioni, un po' come il calciatore che segna, un personaggio famoso muore, quello in Inghilterra. Attenzione alle correlazioni, prendiamo questi studi, applichiamoli, guardiamoli, leggiamoli, ma non devono essere la nostra Bibbia deve essere la strategia di marketing che noi stiamo facendo dietro al nostro progetto. Quindi cerchiamo velocemente, io sto cercando di correre qua al tempo, di fare un po' di chiarezza, vediamo come funziona Google, ovviamente in 10 minuti, io che non sono un ingegnere di Google, però qualcosina siamo andati a vedere. E quindi succede un qualcosa prima della query, un qualcosa durante la query, un qualcosa dopo la query, sono degli elementi temporali. Dobbiamo sapere due cose, dobbiamo sapere che esiste un'attività di crawling, ovvero il robot del motore di ricerca, come il robot di Sozumi, il robot di SEMrush, tutti i robot che girano alla rete, arriva sul nostro sito e scarica i nostri dati. E c'è un elemento fondamentale che si chiama Search Console, che tutti spero conosciate, chi non la conosce dopo possiamo fare un approfondimento, che ci dice esattamente se il nostro URL viene indicizzato o no. Ed è qua che le parole sono importanti, perché nel 2018, dopo oltre 25 anni di SEO, la gente continua a dire: come posso fare a indicizzare di più il mio sito? Aggiungi delle pagine. Ogni pagina che aggiungi fai un'indicizzazione in più. L'indicizzazione non è il posizionamento. Già da qua ci accorgiamo del livello culturale sulla SEO non corretto. Ok? Perché per indicizzare deve passare il crawler, conoscere il nostro URL e mettersi nella database. Ok? Bene. Poi c'è una fase di trasformazione del testo, quindi c'è una fase di parsing, quindi dove il testo che viene preso deve essere trasformato nello stesso modo di altri testi per poterli confrontare. Se io ho due pagine che parlano di SEO, perché studio SAM e prima e Wikipedia e secondo? Perché Google ha cercato di rendere più simili possibili quei due testi e di confrontarli. Poi andiamo avanti. C'è la fase di stopping, rimuoviamo le parole comuni, le stop word, smettetela di scrivere senza stop word, non serve a niente, Google se ci sono le toglie lui, e quindi dobbiamo scrivere per i nostri utenti, perché sennò il vostro testo fa schifo. E l'utente non si fida di voi perché non sapete scrivere in italiano ai suoi occhi. Che cosa sa del parte dello stopping il nostro utente? Lui vede che lo sposti di parolacce. Scusate, non lo sapevo, è una policy. Non l'ho letta. Chiedo scusa e non le dico più. Offro una birra stasera, andate, a tutti, dietro poco. Benissimo, scusate, non lo sapevo, che ne dico una marea, adesso me le tolgo. Ok? E quindi non abbiate paura delle stop word, scrivete in italiano, scrivete sempre in italiano. Perché se io cerco lead generation, 5 tecniche di lead generation per il B2B che funziona davvero, questo è il nostro title. Il nostro title non è lead generation B2B, io ti devo convincere, devo fare dei click. Perché se io arrivo lì e nessuno mi clicca, e cosa me ne sono fatto di arrivare lì? Ok? E il title di tutti i SEO per Lead Generation B2B sarebbe Lead Generation B2B, punto, finito. Ok? Poi abbiamo la fase di stemming, che inizia a essere la parte più importante. E quindi Google cerca di unire, vedete queste parole? Pesce, pesci, pescare, pesca. E qua inizia a essere un problema, perché la pesca è un frutto. E quindi Google deve cercare di fare delle entità, deve unire i termini di ricerca. E quindi fregatevi ogni altra cosa, dei singolari e dei plurali, altra domanda tipica. Google non sa cosa vuol dire un termine, lo conosce, ok? Quindi non abbiamo più interesse nel singolare e nel plurale, ok? Cerchiamo di mettere il termine più corretto per la vostra strategia. Se il vostro prodotto deve essere scritto al plurale, usate il plurale. Chi se ne frega se lo strumento di pianificazione delle parole chiave ci dà che al singolare è molto cercato. Lo farà Google questo, ok? Bene. E poi inizia tutta la parte della quale parlava Gennaro stamattina, di Rank Brain, e quindi iniziano le estrazioni sintattiche, i gruppi nominali di parole, quelli che ho appena fatto vedere, e le estrazioni semantiche, e quindi inizia a mettere cose di nomi di persone, società, date, luoghi, immagini, ce lo fa vedere chiaramente oggi. Se andate su Google Immagini, in alto avete le correlate, cercate maglietta Benetton, sotto vi scrive verde, gialla, rossa. Perché? Perché fa questo, perché fa un'estrazione semantica in base alle query di ricerca degli utenti. E poi abbiamo finalmente la creazione dell'indice. La creazione dell'indice ci dà un preordinamento, dà un voto, è un preordinamento, tenetelo in testa questo termine. Non va più, perfetto. E quindi questo è un modello che non sto a approfondire, vi ho lasciato la formula, ma ci sono degli studi bellissimi già sul blog di Google, poi ne parlano in Search Engine Land se vi interessa questo argomento, del modello TF-IDF. Ma per farvi capire semplicemente, il modello TF-IDF va a dividere il testo, toglie lo stop word, guarda i termini meno che compaiono meno, guarda i termini che compaiono di più, in poche parole cerca i sinonimi.
va a vedere da cosa è composto quel testo e lo analizza. E se questa è la formula, questa la capite meglio. Quello è il keyword density di cui tutto parliamo, di cui tutti parliamo, un abaco, nulla di più facile di un abaco. Questo è il modello TF-IDF, è un modello più complesso. Non andiamo a contare delle parole chiave, perfetto, grazie. Ok? E anche qui la Search Console un aiuto ce lo dà. Anche qui abbiamo un stato dell'indicizzazione, adesso questa è venuta malissimo questa slide, però vediamo. L'indicizzazione ci dà un termine importante, ci fa capire quanto il crawler passa sul nostro sito se abbiamo siti importanti, grossi che pubblicano spesso. Si chiama crawl budget, si chiama autorevolezza del brand. Più cresce, più Google dedica tempo al mio sito. E più dedica tempo al mio sito, più capisce quello che io voglio dire e più mi fa crescere il posizionamento. Ok? E durante dopo la query cosa succede? Abbiamo innanzitutto l'utente che fa la ricerca e la query viene quindi trasformata, anche la query. Non solo il testo viene trasformato, viene trasformata la query, le query vengono unite. Immaginate cosa cavolo può succedere con il voice search. Google nel 2011 dichiarava che il 14% di ricerche che il giorno venivano fatte lui non le aveva mai viste. Immaginate quando adesso iniziamo a parlare. Cioè Google nel 2010 il 14% di ricerche che ogni giorno venivano fatte lui non le aveva mai viste. Incredibile, eh? Incredibile. E quindi deve unire queste ricerche, deve capire cosa sta cercando l'utente. E quindi abbiamo il concetto di espansione della query. Ed è lo stesso Google che ci dice che devo cercare di capire i sinonimi. Perché devo cercare di capire, poi immaginate, italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, bulgaro, cioè, iniziamo a parlare di tutte le lingue, deve capire come l'utente parla, cosa l'utente cerca e soprattutto di cosa l'utente ha bisogno. Ok? Perché se noi guardiamo la SERP, ed è un'altra cosa fondamentale, è guardare la SERP, un'altra cosa di cui si dimenticano tutti, andare su Google e guardarla. Se io cerco allarme per la casa, Google mi tira fuori antifurto, 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 antifurto. Quindi vuol dire che ha collegato i due termini, sa che sono la stessa cosa. Ok? Se cerco ricette per celiaci, ricette senza glutine, ricette senza glutine, ricette senza glutine, ricette senza glutine, dieta senza glutine. E il SanaIF cosa fa? Mette ricette per celiaci nel title, punto, finito. Ok? È evoluto e di Google ce ne dà le risposte perché per fortuna possiamo fargli le domande. Ma non solo, la query viene anche espansa perché adesso chi entra in gioco? Le mappe, entrano in gioco le immagini, entrano in gioco i video, entrano in gioco i microdati, i formati di schema .org come stamattina Gennaro, per chi c'era lo speech, ci diceva. E poi finalmente abbiamo il ranking. Il ranking, come Google ha dichiarato il 23 marzo 2016, funziona con questi tre fattori, link e contenuto, e poi abbiamo rank brand. Il rank brand non ci ha dato sapere nulla, dei link e dei contenuti sappiamo, Google dichiara che i link funzionano. E Google dice, io non ti penalizzo se tu fai link building, io ti penalizzo se sei un porco. Ok? Se tu sfrutti la mia falla per aumentare il posizionamento, non deve essere così il tuo lavoro deve essere di garanzia per il tuo utente, poi che ci penso io a metterti più in alto o più in basso, non cercare di fregarmi. Google dice questo, non dice non fate link building. E poi abbiamo la valutazione. Si blocca. Bene, i risultati vengono sempre valutati dagli esseri umani e c'è questa domanda fondamentale. Qual è il più importante fattore nell'algoritmo di ranking di Google? Secondo voi cosa rispondono quelli di Google? Qual è il fattore più importante? Se dovessi chiedere a voi. Fattore umano. Altri? Qualità di cosa? Qualità dei contenuti? La rilevanza dei contenuti? Ok? Google risponde? Gli umani. Di cosa hanno bisogno e come loro apprezzano il tuo sito? Di questo ha bisogno Google. E quindi, senza entrare in tutto il discorso di quello che succederà domani con il GDPR, quindi tutti quelli che bloccheranno chissà cosa, ancora non c'è capito niente, vabbè, io non c'ho capito niente, però... ci sono degli esperimenti con i valutatori umani, quality rater, ed esperimenti da vivo su di noi. Perché Google guarda quello che facciamo. Ok? E quindi c'è degli A/B test sul traffico. Ad Analytics può analizzare i dati, perché se li ha, li analizza. E guarda come si comporta l'utente su Studio Sam e sul competitor di Studio Sam. E quindi siamo tutti quality rater.
Noi tutti siamo quality rater, col CTR sui risultati, col tempo al click, col poco sticking, che è quella metrica molto antipatica che dice a Google, ma non a noi, l'utente entra nel tuo sito, esce, frequenza di rimbalzo, torna in SERP e va su un altro sito e ci rimane. Gli è interessato di più e questa metrica noi, che si chiama poco sticking, non possiamo calcolarla. Ok? Quindi abbiamo dei dati che non ci permettono di capire cosa Google sta pensando di noi. Bene. È più chiaro? Non credo, va bene, andiamo avanti, proviamoci. E quindi le regole di prima valgono sempre, ma ciò che ci interessa di più è l'intento di ricerca, ok? Perché? Perché il confronto tra ieri e oggi è questo. Ieri mettevo dog photos ovunque, adesso cerco di metterci sinonimi. E questa è la differenza, questa è l'unica SERP che abbiamo trovato, una cartella, non so perché, l'avevamo salvata in azienda del 2009, questa è reale, avevamo proprio uno screenshot. Nel 2009 visibilità sito, visibilità, visibilità, visibilità. Oggi stessa SERP, visibilità sito, posizionamento siti web, essere visibili, posizionamento su Google, SEO, ok? Poi, come si apre un blog gratis, come creare un blog gratis, eccetera, eccetera. Come avere successo su Instagram, aumentare i follower. Vedete? Sta cambiando tutto, sta completamente cambiando tutto. E quindi la nuova frontiera è il search intent. E noi dobbiamo parlare e distinguere le query informative, commerciali, le transactional in inglese, e le query navigazionali, le informative. Come posso arredare il mio salotto? È differente da dimensione del divano a due posti. E quindi un utente deve andare da un lato, un utente deve andare da un altro lato. La navigazionale è la query più importante che esiste al mondo, è quella col tuo brand. Corso SEO Studio Summer. E quindi l'utente ti sta chiedendo a te. E questa, la query navigazionale, che è quella più vicina alla conversione, si fa con l'attività di branding. Le altre due portano traffico al sito, che corre marketing vado a sfruttare, che vado a fare tutte queste attività per farmi conoscere. Perché bellissimo tutto, bellissimo il codice, bellissimo la SEO, bellissimo AdWords, eccetera. Stiamo facendo pubblicità quando dobbiamo fare dei soldi online. Quando siamo un'azienda che dobbiamo portare a casa un risultato. È la pubblicità che ci comanda, che poi è cambiata da quella di Canale 5 degli anni 80, è evoluta, è diversa, ma sempre pubblicità è, e sempre determinate regole deve seguire. E quindi, visto che ce l'ho fatta, ci sono riuscito, non credo di arrivarci così velocemente, vi pongo una case study. Ok, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto noi. Chi conosce Jacopo? No, qualcuno lo conosce, Jacopo è il fondatore, Fabrizio lo conosce, il fondatore di Studio Samo. L'11 luglio 2016, Mi chiama e mi dice, Fra, dobbiamo fare una roba, voglio essere posizionato per landing page. Ho detto, per quale motivo? Nessuno. Ho detto, benissimo. Cioè, non gliene fregava niente, solo per fare il figo a qualche evento. Ok? Solo che questa keyword ha 24.600.000 risultati su Google e noi non avevamo una pagina che parlasse di landing page. E poi cosa fa? Pubblica su Facebook. Ho detto, sei un bel cretino, perché adesso l'hai pubblicato, tra due mesi se lo salvano ti vengono a insultare. Noi facciamo corsi di questo tipo qua, se poi non riusciamo neanche a portare dei risultati, non ce la faremo mai. E vabbè, mettiamoci al lavoro. Cosa succede? Che a fine febbraio 2017, quindi quasi 9 mesi dopo, nelle prime dieci pagine di Google, studiosama.it non appariva. Non c'era. Zero. Cioè noi non ci siamo, eravamo il decesimo, il tredicesimo, non ce l'avamo. Landing page, nelle prime 10 pagine di Google, noi non ce l'avamo. Bene. Il 3 marzo 2017, allo scoccare dei 9 mesi, finalmente partoriamo miracolosamente e siamo lì. Il 3 marzo 2017 arriviamo in prima pagina, 1, 2, 3, 4, all'improvviso, senza passare da via. Ok, fine febbraio non ci siamo, 4 giorni dopo siamo quarti. Oggi, quando ho fatto le slide l'altro giorno, prima di inviarle qua, quindi era il 23.04, andate a verificare oggi, ma non credo che cambiate molto, siamo secondi e nel feature snippet con l'immagine là in alto. Perché? Perché abbiamo l'immagine là in alto? Perché questo è un altro motivo. Perché cosa fate con le immagini quando usate i vostri siti? Le cercate, le copiate, le mettete sul vostro sito. E questo è un algoritmo. C'è il filtro Panda di Google, che non agisce quanto sui testi che contengono duplicati, ma agisce anche sulle immagini. Tutte quelle landing page le abbiamo fatte noi a mano. Se andate a vedere sul sito, le abbiamo disegnate noi le landing page. Le abbiamo messe lì per far vedere degli esempi. Quindi sono immagini originalissime, non originali. Bene, c'è un segreto? No. Non c'è un segreto, c'è una ricetta, vi faccio vedere velocemente noi cosa abbiamo fatto in quest'ottica qua. Abbiamo fatto una prima analisi. Io adesso vi faccio vedere, non so se conoscete SEO Zoom, è un tool molto utile per chi si occupa di SEO,
io qua c'ho il Zoom, al braccio c'ho il braccialetto di SEMrush, quindi sono in totale par condicio. Quindi potete usare il Zoom, potete usare SEMrush, potete usare ciò che vi pare, c'è Answer the Public, il Keyword Shitter, tutto quello che volete. Questo si chiama così, non è parlaccia, si chiama proprio così. E c'è questo strumento che si chiama Keyword Infinity, mettendo là in alto il termine landing page, mi ha dato tutto ciò che la gente cerca, perché la gente cerca cose diverse. E quindi abbiamo iniziato a fare, controllare tutti questi termini. E cosa si faceva alle elementari? Cosa vi diceva la maestra prima di fare il pensierino, il tema, di fare prima di partire? Dice, dovete parlare di quanto bene volete la mamma e il papà. Fatela. La? La traccia, no? Sì, lo schema che si chiamava l'elementare? La scaletta, però io vedi lui che è più vicino a noi, è quello che ha finito da meno anni di noi, perfetto. Abbiamo fatto la scaletta. Abbiamo iniziato a fare la scaletta. La scaletta, e quindi abbiamo iniziato a mettere cos'è, template, WordPress, creare, efficace, tutti i termini che gli utenti cercano riferiti alle landing page. Cosa, in cosa si trasforma la scaletta nella SEO? Negli H2, e quindi un'altra cosa. Io vi sto dicendo di evolvere, attenzione a quelli che vi dicono non usate più il title, perché oggi si sente dire quello, il title non serve a niente, l'H1 non serve a niente, l'H2 non serve, cazzate, ok, cazzate, servono e come, la SEO non c'è una SEO vecchia, una SEO nuova, c'è la SEO, e serve quello che si faceva prima, evoluto in ciò che il motore di ricerca si aspetta di trovare oggi, ho 3 minuti e finisco. E quindi noi, questa è la slide di prima che io ho insultato, abbiamo fatto SEO. Morto tutto, cosa c'è? È cresciuto, esatto. Abbiamo fatto SEO, abbiamo messo, se andate a vedere l'articolo, abbiamo messo il title, abbiamo messo l'H1, abbiamo messo tutto. Bene, e poi abbiamo fatto un bellissimo A/B test sul tag title. Sul tag title, che risulta ancora essere il principale elemento della strategia on site, abbiamo messo l'archivio principale, questo è l'ultimo di una decina di test. E questo è quello che Google ci ha premiato, prima di questo tag title noi non esistevamo, mettiamo questo 4 giorni quarti. Altri 5 giorni, secondi dietro a Wiki col feature di snippet. Cosa sono e come crearli? Le correlate, guida più esempi. In fondo, una cosa che tutti si dimenticano e non l'ha mai dimenticata, il brand, riconoscimento di chi siamo, sempre da questo momento. Un piccolo aiuto, un bel link a chiave, esatto. Li facciamo. Se andate sul sito SEO Romeo di Gaetano Romeo, cercate la landing page, questo articolo parte, la landing page, link secco sulla nostra pagina, perché Google ha detto che sono contenuti e link, e noi abbiamo usato contenuti e link. Abbiamo fatto un contenuto, aiutiamo il lettore, abbiamo fatto un contenuto che si può leggere, non ste schifezze qua col... Lasciate degli avvocati il giustificato, nelle loro belle lettere che mandano quando devono fare dei danni, uscite da sta roba qua, no? Ok? Uscite... Fateli leggere, utenti, anche perché il giustificato del mobile è molto bello da vedere, una parola all'inizio, una parola alla fine, riga sotto, ok? E poi un elemento differenziante, siamo andati a cercarlo, e la gente cercava landing page Facebook, ma esiste una landing page Facebook? No, non esiste una landing page Facebook, ma noi quindi cosa abbiamo fatto? Perché Google è un algoritmo, arriva fino a un certo punto, non sa che nel linguaggio parlato le virgolette vogliono dire quasi. Ok? C'è Canvas, che non fa landing page, però più o meno possiamo chiamare landing page. Quindi noi abbiamo usato il linguaggio per l'utente, attenzione utente, con le virgolette parlano con le virgolette, ma non parlano al motore di ricerca, il motore di ricerca non capirà mai che quelle virgolette parlano. Ok? Gli abbiamo detto, guarda, che c'è Canvas, le landing page Facebook, unici in Italia a parlarne in questi termini, unici in Italia. Ok? Elemento differenziante, risultato, 1 minuto e mezzo, faccio vedere il risultato, ho finito. Torniamo prima, una parola chiave, noi questo articolo qua, solo questo articolo qua, 66 keyword, tutte diverse, posizionate in top prima pagina, e oltre 120 keyword posizionate anche in seconda, terza, quarta pagina, tutte diverse. E quello che era un giochino, quello che era un gioco, sì, un mio finito, faccio vedere, è questo qua. Abbiamo fatto un gioco, era un test, dovevamo fare gli sboroni ai corsi, nient'altro. Ci ha portato in un anno e qualche mese 14.952 visite al sito. Ok, sono studiando quello che è l'intento di ricerca. È un blog di web marketing che fa 14.950 pagine in un anno con una sola pagina, poi abbiamo 1.500.000 di visite tutto l'anno e facciamo web marketing. Ok? Perché siamo andati a soddisfare l'utente.
Bene, con questo ho finito, un piccolissimo regalo che mi hanno dato il permesso. Visto che ho parlato di SoZoom, non è nostro, noi non c'entriamo niente con SoZoom, però per chi non lo conoscesse e vuole provarlo, utilizzando questo coupon potete provarlo 15 giorni gratuitamente. Le slide le condividete, quindi rimane anche nelle slide. Io per questo vi ringrazio e vi invito, per chi volesse partecipare, nel nostro gruppo su Facebook che si chiama Da Zero a Zero, siamo solo in 20.000, quindi se volete continuare a collaborare, una delle due community più grandi sulla SEO italiana, insieme ai Fatti di SEO, e visto che siamo democratici, iscrivetevi da noi, iscrivetevi anche sui Fatti di SEO, dove ci siamo anche noi, ho finito. Bene, grazie.